Halo teman-teman, salam jumpa kembali dengan saya Berta Goa. Kali ini video saya tentang Suster Rafaela disudahkan S2 Matematika di Italia, teman-teman. Mari kita saksikan. Kedua orang tuanya hanya seorang petani, namun bisa melahirkan seorang suster. Di usia remaja, suster memilih untuk sekolah dan sekolah di Soe tepatnya, teman-teman. Kemampuan matematika ada sejak SMA, suster sudah mengikuti kegiatan olimpiade di provinsi. Dan teman-teman, ini kita lihat masa aspirannya, suster. Dan masa postulannya, suster Rafaela. Dan ini pada tahun 2007, suster menerima novis. Surat undangan untuk kaul pertama. Sama teman-teman seangkatannya, suster menerima kaul. Ini janji kaul kekal, teman-teman. Dan suster menandatangani dokumen kaul kekal dan dikirim ke Vatikan. Janji kaul kekal di depan altar bersama teman-teman seangkatan dan mudir general bersama uskup. Ternyata sampai di Italia, suster kembali sekolah SMA sampai kelas 5 matematika, teman-teman. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan ke S1 perguruan tinggi di Italia, namun disudahkan secara online, teman-teman, lihat di layar saya. Bersama teman-teman seangkatan saat S1. Dan teman-teman lihat suster sedang menyajikan tesisnya di depan publik. Dan sangat mahir menggunakan bahasa Italia. Luar biasa, orang Sabo dari kampung, orang tua petani bisa studi S1, S2 di Italia, matematika lagi, teman-teman. Luar biasa. Ya teman-teman, mari kita belajar ya suster. Belajar dan belajar dan belajar supaya kita juga seperti suster dan bahkan lebih, teman-teman. Come vi ho detto che ho preso considerazione di Agostino d'Ippona, che è nato ad Tagaste nel 354 d.C. e morto ad Ippona nel 430 d.C. Di lui mi ha colpito l'espressione secondo la quale che l'espressione della parola, che le parole hanno la funzione di far sì che la comunicazione positiva hanno la funzione di trasmettere la comunicazione da chi parla a chi ascolta, poiché la parola è un segno grafico e per questo anche in questo caso modificando anche il modo di parlare altrui. E sono stata poi attirata dalla sua un'altra sua affermazione che secondo il quale Agostino odiava i matematici, ma in realtà Agustino non pensava a alcun aspetto negativo. Terlihat adiknya Suster Rafaela, Suster Agnes juga hadir, teman-teman. Mereka saling memberi dukungan. Kakak beradik. La matematica è una scienza esatta e non è un caso che molti contenuti della sua opera possono essere utili nell'insegnamento della matematica. Passando poi alla relazione tra il rapporto del nome e la realtà. Per Agostino non sempre esiste la relazione tra un nome pronunciato o scritto e la realtà concreta. Infatti nel dialogo con il figlio Adeodato, Agostino dice che le parole come Romolo, Roma, fiume, corrispondono ad elementi reali, che siano umani oppure no, mentre le parole come virtù vengono udite ma senza poter essere concretizzato perché appartengono alla realtà astratta, udibile ma non visibile. Per lui all'inizio sembra facile questa distinzione riguardo al segno udibile e le cose udibile, ma perché Agostino dice che si associa il visibile all'invisibile. E per questo, al di là di questo aspetto, le parole assumono il significato.
vescovi o insegnare o imparare. E Agostino all'inizio condivide la risposta del figlio, ma solo nel primo momento, ma dopo diciamo che lo scopo di un insegnamento. Infatti, alla fine Agostino comunque sottolinea l'importanza della parola, che il parlare diciamo che ha lo scopo di insegnare e quindi consentire l'apprendimento. Quindi parlare, insegnare, imparare sono tre elementi che collegati tra di loro. Ancora Agostino, riguardo ai segni, chiede al figlio se per lui ogni cavallo è un animale, ma non ogni animale è un cavallo. E il figlio conferma. Agostino ribatte ancora di questi due elementi tra Anulissimo e Pilateri. Sempre considerato Agostino che secondo lui tutti i nomi sono parole, ma non tutte le parole sono nomi. Infatti nel linguaggio quotidiano la parola più non è un nome, ma invece in matematica la parola più è un nome e nello stesso tempo è un segno. Inoltre, quando si parla si usano dei segni che hanno la funzione di indicare elementi precisi ed è questo il senso del verbo significare. In matematica i segni possono essere di tipo 110. Ovo glorianti alu che la angela 100 su 110. In virtù dei poteri conferitimi dal magnifico rettore, vi proclamo dottori magistrali in matematica. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video Suster menjalani pendidikan dari SMA, S1 dan S2 Matematika, teman-teman. Dan saya Berteguh mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Profesiat buat Suster dan teman-teman. Suster sedang acara syukuran sudah bersama. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus saya. Tuhan memberkati kamu semua. Dadah.